Non credo di esagerare quando dico che questo potrebbe essere uno dei momenti più imbarazzanti della storia di Call of Duty. Le notizie che sono uscite nelle ultime ore lasciano a bocca aperta, e se la cosa dovesse trovare conferma, beh, è davvero incredibile che cose del genere possano succedere in un franchise come Call of Duty. Manca meno di una settimana al lancio di Black Ops 6, uno dei titoli più attesi del momento, e proprio ora è emersa una grande falla su Ricochet, sistema di anti-cheat di Call of Duty che ha portato anche giocatori legit ad essere bannati ingiustamente. Avete proprio capito bene. Pare che Ricochet abbia bannato in via definitiva giocatori puliti, completamente innocenti, che non hanno mai fatto uso di software illegittimi o trucchetti vari, non shadowban, che è tutta un'altra cosa di cui parlo in un altro video, ma proprio ban permanenti, definitivi. Sembrerebbe infatti che questa falla sia stata sfruttata da alcuni hacker per far bannare giocatori inermi, e pare che la cosa abbia anche colpito qualche streamer della community di COD. Activision ha sempre detto che il ban permanente è definitivo, non c'è possibilità di tornare indietro, non esistono falsi ban ed è irreversibile. Tuttavia, nelle ultime ore pare che alcuni account siano stati sbannati, anche account di cheater confermati. Ora, se dovesse essere così, stiamo veramente alla frutta. Call of Duty ha ammesso l'esistenza di una falla. Vi traduco il tweet. Ricochet ha identificato e disattivato un workaround, quindi un modo di eludere, un sistema di rilevamento di Modern Warfare 3 e Warzone che ha colpito un piccolo numero di account di giocatori legittimi. Abbiamo ripristinato tutti gli account interessati. Per sicurezza è stato condotto un esame dei nostri sistemi e il monitoraggio continuerà. Quindi questa falla è stata ammessa da Call of Duty. Andiamo avanti. Questo tizio qui, questo Zebler, insomma, che è comunque il proprietario di Phantom Overlay, che è un software di cheating, è una specie di engine owning in miniatura, ma insomma non è questo il punto. Qualche giorno fa se ne è uscito con questo post, prima ancora che Call of Duty effettivamente ammettesse l'esistenza di una falla. In sintesi, quello che dice è: ho fatto cose poco carine, sono a conoscenza di cose losche e voglio portare tutto alla luce prima dell'uscita di Black Ops 6. Domani condividerò i dettagli di una piccola falla che permette di bannare permanentemente chiunque su Call of Duty per cheating, quindi il motivo del ban risulta il cheating, anche senza essere nella stessa lobby. Questa falla è stata trovata da qualcuno che non appartiene alla community degli hacker e che ne ha abusato facendo bannare falsamente migliaia di giocatori dall'inizio dell'anno usando uno script automatico. Non ero a conoscenza di quanto ne avesse abusato fino ad oggi, lui dice migliaia mentre Call of Duty dice pochi. Sono a conoscenza di questa falla da un po' e ho confermato che era reale chiedendo a questa persona di bannare alcuni account come prova, cosa che poi lui ha fatto. Nuke Jesus, Parasite e Sensor. Credo che anche Bobby Puff, recente streamer che è stato bannato per cheating, e altri, insieme a migliaia di altri giocatori, siano stati vittime di questo sistema, ma non posso verificare o rivendicare la cosa. Noi sappiamo che ci sono le whitelist, insomma, che è questo sistema che impedisce di shadowbannare i creator più famosi. Activision giustamente protegge chi crea contenuti per loro. Questo ci può stare, ma le whitelist non impediscono di bannare permanentemente qualcuno, non lo rendono immune dai ban permanenti. A prova di questo, Parasite, Sensor e Bobby Puff sono stati bannati appunto con questo sistema. E sempre Call of Duty dice che se il ban è permanente è proprio perché è stato effettivamente confermato che c'è qualcosa di losco e non c'è possibilità di errore. Sempre questo Zibler prende le parole di Visor, la vera mente dietro a tutto questo, e spiega un po' come funzionavano le cose. Ora cerco di farvela breve. Signature scanning, quindi la scansione della firma, è un meccanismo implementato da tutti i moderni sistemi di anti-cheat. Se implementato correttamente, è un modo efficace per scovare e bannare gli imbroglioni dai videogiochi. È un sistema che è usato anche dagli antivirus, quindi non è niente di nuovo ed è soggetto a molti difetti. La scansione delle firme consiste nell'analizzare la memoria del computer alla ricerca di impronte o tracce di cheat conosciuti. Questo richiede agli sviluppatori di anti-cheat di analizzare attentamente il cheat e creare una firma unica che si trova nella RAM quando il cheat viene avviato e invece non si trova quando il cheat non è stato avviato. Ecco quindi spiegate le ondate di ban, perché i dev trovano quella particolare firma di quello specifico cheat, la inseriscono nel loro sistema anti-cheat per riconoscerla, che poi analizza il vostro codice nella vostra memoria temporanea e se lo trova vi banna. Ecco quindi spiegate le ondate di 40-60.000 persone, perché quel cheat viene beccato, quello specifico codice viene beccato e quindi vengono bannati tutti a cascata. Ricochet e le scansioni delle firme. Come previsto, anche Ricochet utilizza la scansione delle firme ed è uno dei numerosi metodi che ha per scovare e bannare i cheater. Ora qui va un po' più nello specifico e nel tecnico. Mentre stavo monitorando le allocazioni di memoria del loro modulo kernel, ci sono vari livelli a cui opera l'anti-cheat, mi sono imbattuto in una regione di memoria che ha attirato la mia attenzione. A differenza della maggior parte delle regioni, questa conteneva molte stringhe, tutte relative ai cheat.
Dopo averla analizzata, ho confermato i miei sospetti. Si trattava di un elenco di firme per la routine di scansione delle firme. Le firme, come detto prima, gli anti-cheat devono essere molto precisi quando creano le firme per i cheat. Una firma non buona può portare a bannare anche giocatori innocenti. Qui ora lui mostra, come potete vedere, alcune firme, quindi che sono una serie di numeri che corrispondono al trigger bot, poi un'altra serie di numeri ed è corrispondente all'ISP. Come potete vedere, Ricochet tende a usare stringhe in testo in ASCII o ASCII, che è un codice. Cosa potrebbe andare storto, si chiede lui. La falla. Ora noi sappiamo che chiunque abbia la sequenza triggerbot nella sua memoria di gioco viene flaggato come cheater. Questo può sembrare sensato perché a primo impatto la parola triggerbot è molto comune nei menu dei cheat. Sicuramente state cheatando se questa viene trovata nel vostro gioco, giusto? Beh, sfortunatamente per Ricochet non è questo il caso. Se qualcuno vi manda un messaggio nella chat di gioco, quel messaggio rimane nella vostra memoria di gioco. Se qualcuno manda una richiesta di amicizia, quel nome sarà nella vostra memoria di gioco. Quando giocate, tutti i nomi dei giocatori della vostra lobby saranno nella vostra memoria di gioco. Specifico io, memoria temporanea. Ora arriva il bello, eh? Per diverso tempo è stato possibile far bannare ingiustamente i player anche solo inviando una richiesta di amicizia o postando un messaggio nella chat di gioco con scritto bel triggerbot amico. Ah, ovviamente questo solo su PC, perché i giocatori console non hanno Ricochet attivo. Sono nella posizione di dire che diversi migliaia di giocatori sono stati bannati usando questo sistema prima che gli streamer venissero presi di mira. Sensor, Parasite sono stati bannati prima della grande rivelazione. Pianificavo di far bannare altri streamer, ma quando diversi maggiori streamer vengono prembabannati, Ricochet disattiva i ban e investiga. Non è divertente, dice lui. Questo è il risultato di una grave svista da parte del team di Ricochet che ha utilizzato firme improprie. Activision ha già iniziato a sbloccare gli account che sono stati bannati utilizzando questo exploit, ma questo ha delle conseguenze. Anche i veri cheater che sono stati catturati con queste firme saranno sbloccati. Inoltre, Ricochet sembra non poter capire quante persone sono state fregate da questo sistema, visto il piccolo numero di segnalazioni e contestazioni ricevute. Quindi, per sbannare quelli che sono stati vittime di questo trucchetto, ora Ricochet deve sbannare tutti quelli che hanno la stessa firma nel loro account. Questo perché non hanno modo di determinare chi è stato bannato ingiustamente e chi no. Ora, Call of Duty ha detto che è solo un piccolo numero, ma qui il tizio ha ammesso di averne fatto uso piuttosto intensamente e che migliaia e migliaia di persone sono state bannate ingiustamente prima anche di alcuni streamer. Pare però che Ricochet faccia degli scan periodici, non ogni singola partita. Quindi gli utenti che sono stati bannati hanno avuto la sfortuna di ricevere una richiesta di amicizia, messaggi di spam nella chat privata o comunque con la scritta triggerbot, proprio nel momento in cui Ricochet stava effettivamente effettuando uno scan. Ora, la bussola della moralità di questo tizio non credo punti proprio a nord. Forse vuole solo far parlare di sé e ci sono anche teorie che vogliono che magari stia provando solo a ripulire il nome degli stream che hanno fatto uso del suo cheat e sono stati beccati. Ma a cosa credere? Io lo lascio decidere a voi. Io vi sto solo riportando la notizia. Fatto sta che comunque la falla è stata confermata anche da Call of Duty. Ed effettivamente anche i veri cheater, anche dei rage hacker, come possiamo vedere, che hanno liberamente ammesso di aver fatto uso di software illeciti, hanno visto i loro account sbannati. Ovviamente solo gli account che hanno avuto un ban attraverso la verifica delle firme sono stati sbannati, non quelli che sono stati bannati con altri tipi di rilevamento. Comunque, la cosa è piuttosto orribile. La serietà di questo titolo sta davvero toccando il fondo. Ricochet è abbastanza patetico e non sta assolutamente facendo un buon lavoro. Specialmente in questo finale di stagione, dove il titolo è abbandonato a se stesso, i cheater imperversano, e le armi sono sbilanciatissime e gli shadowban d'altro lato fioccano anche ad utenti che non c'entrano nulla. Il gioco non è più molto divertente, ad Activision frega ben poco e forse ha ragione chi decide di non spendere soldi su un titolo che ha così tanti problemi. E con molta probabilità è effettivamente l'unico modo che ha la community per far sentire la propria voce. Noi speriamo comunque che con Black Ops le cose si risollevino un pochettino, anche se ho dei seri dubbi, ma comunque non disperiamo perché ci sono molti titoli validi là fuori, come ad esempio Delta Force che è in uscita, o Off the Grid che sembra promettere molto molto bene. I cheater ci saranno sempre e ci saranno in ogni videogioco purtroppo. Anche Battleye, notissimo, famosissimo sistema di anti-cheat che ad esempio c'è su Rainbow Six Siege e su altri titoli, sta avendo seri problemi recentemente. Però a loro capita una volta ogni 4 anni, non 40 volte l'anno come a Ricochet. E se Activision continua a trattare così la sua community, bannando ingiustamente giocatori legit e sbannando i cheater veri, beh, forse è il caso di dire addio a Code per un po'?
Voi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se credete a questo tizio oppure credete che sia solo un grande complotto, se siete stati bannati in passato e sbannati ora, o anche shadow bannati ingiustamente, visto che gli shadow ban stanno ormai fioccando a destra e a manca, se state incontrando molti cheater in questo finale di stagione di Warzone e Modern Warfare 3, e soprattutto come vedete il futuro di Black Ops 6. Noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!